farvi vedere brevemente come ho sistemato le cose più o meno dentro la scatola di Gloomhaven. È una scatola piena di contenuti fino all'orlo. Se non bastasse, adesso il creatore del gioco ha postato gratuitamente online tutti i file per creare nuovi scenari. Magari volete crearli in italiano, ci sono gli sfondi per le carte, eccetera. Se volete giochicchiare un po', potete andare online e iniziare a giocare anche senza avere il gioco e creare scenari per il gioco. Detto questo, come è sistemata la scatola? Allora, qui c'è ancora un po' di confusione. Come detto, proprio a malapena sistemata. Questa scatola è alta, quindi anche se fuoriesce un po', dovrebbe arrivare qua il coperchio e ce la dovrebbe fare. Quello che devo ancora fare è rinforzi per la scatola. Non riesco a mettere lo scotch senza piangere, quindi ancora non l'ho fatto, ma bisognerà mettere uno scotch. Probabilmente all'esterno trasparente e dentro metterò proprio uno scotch per pacchi di quelli resistenti, perché vi faccio vedere. Ecco qui che già, senza che io abbia fatto nulla, abbia scosso la scatola, già sta per cedere. Dentro abbiamo di tutto. Questo è un po' di contenuto stampato da Board Game Geek gratuitamente. Sono introduzione a come settare, come mettere a posto il primo scenario e le regole riassunte in qualche modo. C'è anche la plancia di gioco e lo scenario book. Questo in cima a tutto. Le varie tessere, quindi una sopra l'altra, sistemate un po' di qua, un po' di là. Quelle più piccole sono riuscito a farle entrare, incastrare anche qui dentro. Ora lì vedete sono le scatole standard che vengono per tutti i personaggi. I primi due però di personaggi che utilizziamo per la nostra campagna li ho piegati lì, perché non mi piace per niente, se bisogna utilizzarlo, tirare fuori ogni due secondi il personaggio, non mi piace che siano dentro le scatole, non sono facili da utilizzare anche se si presentano bene. Quindi ho utilizzato un paio di questi deck box della Ultra Pro, semplici, con dentro le carte e il personaggio. Questo è il Bruto. L'altro personaggio che utilizziamo è il Craig Hart. Dentro c'è anche una bustina con i vari punti esperienza che possono ottenere, eccetera, eccetera. Qualche bustina ce l'abbiamo ancora, giusto però, per cose che si devono mettere a posto all'inizio e poi non si utilizzano più. Durante il gioco invece è utile avere dei vassoietti come questi, che possono costare dagli 1 ai massimo 3-4 euro, con divisori e dentro i vari token per le varie condizioni. Qui ancora per i punti vita utilizzo qualche token mio particolare, però insomma, sempre potete metterci quello invece originale del gioco, non cambia niente, e qualche carta che va data all'inizio di ogni partita, così sta lì, appena apro la scatola la consegno. Questi sono i due personaggi, questi non riesco a mettere ovviamente dentro il deck box con le carte, però li posso mettere, sono di cartone rigido, quindi posso metterli anche insieme alla tavola qui degli elementi. Sì, c'è Jungle Speed, lo so, ho Jungle Speed, mi ci diverto anche molto. Qui dentro ci sono i mostri, i boss, non li voglio vedere, non li voglio far vedere, e quindi questi sono nascosti in una busta opaca. Ci sono un po' di carte qui e lì con i vari divisori, come consigliato dal creatore, che i divisori per i mostri, le carte per i mostri vengono usate come divisori per le varie carte di attacco dei vari mostri. Quindi se io ho bisogno per esempio di un Rending Drake, subito dietro avrò la bustina con le sue carte di attacco. Detto questo, ci sono un po' di mazzetti di carte messi lì, le varie carte, la bustina con gli elementi che tanto soltanto all'inizio devo prendere. Qui ci sono tutte le tiles, per ora queste sono le sovrapposizioni alla plancia, sono dentro questa scatola opaca e dentro ci sta tutte le sovrapposizioni. Queste sono sistemate forse in modo un po' confuso, ma hanno usato soltanto all'inizio. Invece i mostri ho utilizzato una soluzione, ho intagliato la schema rigida che veniva nel gioco per proteggere i vari elementi, l'ho intagliata e ne ho fatto un separatore per tenere tutti i mostri. Qui potete vedere
Questa è anche più profonda perché ce ne sono 10 di ogni mostro. Quella sotto invece è più sottile, ce ne sono 6 al massimo di ogni tipo di mostro. Lì ci sono tutti i divisori. Sotto alla plancia dei mostri, vediamo se ce la faccio con una mano. Un buon esercizio. Ecco, questi sono tutti i mostri. Ecco, ovviamente lanciandolo non è una buona idea, però sono tutti mostri, quindi ho fatto anche in modo che si possa girare questo. E sotto c'è un terzo vassoietto in realtà, nel quale ci sono altri mostri. Qui ci sono altre plance, i pupazzi, le miniature dei personaggi ancora bloccati o non usati. Tutto qui. Ciao.